È giunta a conclusione con ottimi risultati la prima edizione del progetto Non cercare lavoro, crealo. Il progetto, ideato da Sportello Donna Bic, incubatore d'impresa, e promosso dalla consigliera di parità provinciale, lanciato a Brescia il 4 luglio 2014 e che ha visto coinvolte 94 donne disoccupate iscritte ai centri per l'impiego e non. Al termine di questa edizione sono 5 le imprese già avviate, 4 con sede in città ed una in provincia, mentre sono 3 le giovani imprenditrici che hanno riscontrato dei problemi e sono in attesa di aprire la loro attività. Ai nostri microfoni la consigliera di parità provinciale Anna Maria Gandolfi, che ricorda come le protagoniste di questa giornata siano le nuove imprenditrici. Alessia Cicale, l'architetto che con il suo progetto Albergo Diffuso non è ancora riuscita ad avviare l'attività. Alessandra Balducelli, segretaria in affitto. E Maria Pia Schilzer, con l'atelier che rispetta la natura. Beh, molto positivo se pensate che avevo dato un'ipotesi di almeno 3 progetti che potessero partire. Qui siamo di fronte a 5 progetti più 3 che non sono partiti per questioni burocratiche. Quindi stamattina interverranno non solo le imprenditrici che hanno avviato l'attività a dicembre, a novembre, chi a gennaio, ma ci saranno anche quelle ragazze, donne che vogliono partire ma che la burocrazia glielo impedisce, quindi è un appello proprio alle istituzioni. Beh, da una parte avranno sempre il sostegno della consigliera di parità e di tutti i partner, che ricordo sono 23. Abbiamo lavorato in tanti e il merito è di tante, tante istituzioni. Noi le appoggeremo sempre. Più che di problemi, si sta parlando di lungaggini in termini di accordi personali. Il progetto è un po' articolato, anche se è abbastanza affermato come tipologia a livello nazionale. Si parla dell'albergo diffuso, cioè di un albergo a tutti gli effetti, ma che deve la sua denominazione particolare di diffuso al fatto di essere dislocato in più unità. Quindi non un unico edificio dove trovare tutti i servizi, ma diciamo nell'arco di un 300 metri gli uni dagli altri. Ma di riutilizzo divani non attualmente utilizzati, in particolare nei centri storici, che purtroppo in Italia, benché bellissimi, soffrono di questo momento di spopolamento e inattività. Quindi proprio come progetto di recupero territoriale si propone questo albergo diffuso. Devo dire di no, perché ho avuto un appoggio davvero molto importante da parte dell'amministrazione comunale e proprio la collaborazione da parte dei ragazzi, che mi hanno messo in contatto anche con i primi proprietari per entrare in trattativa. Sostanzialmente sto cercando gli immobili, ho diciamo riscontrato delle perplessità da parte dei proprietari che magari non si sono mai trovati ad affittare, in particolare per uno scopo così particolare. Piace il progetto, ma sempre impegnativo. Di fatto Segretario in Affitto offre servizi a piccole e medie imprese, privati, studi professionali, start-up. Possono essere archiviazione dei documenti piuttosto che registrazione dei dati contabili o comunque tutte quelle cose che possono essere demandate di solito alla segretaria. Fondamentalmente la criticità principale è quella di avere fiducia in se stesse, di credere che il progetto può partire e fondamentalmente il farsi conoscere, perché comunque inizia un'attività che nessuno conosce, nessuno sa cosa si tratta e quindi farsi pubblicità. Direi benino, comunque sto già lavorando, ho qualche cliente fisso, qualche cliente che va e viene, e direi che posso essere soddisfatta considerando il poco periodo di lavoro. Parto con un progetto di sartoria con l'aiuto di mia figlia. Il nome del negozio si chiamerà Nut, perché è il legame che ci lega alla terra, che ci lega comunque alla famiglia, e è la tesi di diploma di mia figlia. Quindi utilizzo tutti i tessuti biologici certificati, quindi per persone che hanno problemi di allergie oppure persone che hanno sviluppato comunque una sensibilità nei confronti dell'ambiente, in quanto non utilizziamo pesticidi, non utilizziamo coloranti aggressivi con l'ambiente, e c'è tutta proprio una linea già pronta, disegnata appunto da mia figlia e io l'ho realizzata. Quindi abbiamo il tessuto, infatti lì c'è il cotone organico, l'altra, e c'è una linea nello showroom, saranno possibili acquistare. È una produzione limitata perché per ogni modello non ce ne sono più di 3. Allora lo showroom
e il laboratorio, perché a Tigo allo showroom c'è il laboratorio. Si svolgerà in via Cremona 69 a Brescia e l'inaugurazione è il 21 marzo, equinozio di primavera. La criticità è soprattutto l'ansia di buttarsi in un nuovo progetto, soprattutto dovendolo sostenere da solo. Io sono sostenuta solo dalla mia famiglia, quindi, e questo progetto al quale ho aderito da luglio, spero, mi ha dato grandi istruzioni, diciamo, quindi grandi consigli, e mi ha sostenuto, quindi sono arrivata a questo momento con grande entusiasmo e speriamo.